Se si fa in quattro per renderti felice, è una pizza. Per essere più felici, basta unire la pizza al gioco di libertà, compilando il tagliando del quotidiano per scegliere il re della pizza. Si comincia, anzi si è già cominciato. Rotonda, a tranci, a fette, a spicchi. La pizza è il cibo italiano povero e nobile di maggior successo nel mondo. E che gioco questa pizza è il gioco di maggior successo dell'estate. La pizza si fa, non si cucina, si fa con le mani, con la sola abilità delle palme. Aggiungiamo che con gli ingredienti, con i prodotti del territorio è davvero speciale. Resta il caso che il segreto della pizza è sempre il segreto. Siamo già in pista per conoscere le opinioni di tanti collaboratori, cui piace la pizza, cui piace il gioco. È per quello che abbiamo partecipato anche alla manifestazione che si ripete già da 3 anni, mi sembra il 3° anno, del Re della Pizza. Io ho considerato una manifestazione interessante, bella, anche che sponsorizza anche il nostro prodotto in modo degno. Per quanto riguarda la pizza, in famiglia? Famiglia la mangiamo ogni settimana, poi usciamo io e mia moglie, andiamo anche nei qualche pizzeria e gustiamo le pizze qua in zona. Lei ha delle preferenze? Ma io mangio normalmente la margherita o la pizza napoletana, mi piacciono le acciughe, per cui... L'amore senza un bacio è come la pizza senza pomidoro. Direi proprio di sì, è proprio una frase azzeccatissima. Un Oscar, un gelato, una pizza. Se avessi questo ogni giorno per il resto della mia vita sarei felice. Dustin Hoffman, concedetevi una pizza. Giocate con libertà, attenti ai tagliandi, da compilare in maniera completa. Ci sono tanti premi, grossi premi. Che gioco questa pizza!